Allora, vogliamo risolvere con un metodo approssimato e precisamente con il metodo di bisezione l'equazione che vedete scritta: x alla quinta più x alla terza meno 1999 uguale a 0. E in particolare vogliamo verificare che ha una sola radice alfa, trovare un numero intero. In modo che alfa sia numero intero n, in modo che alfa sia compresa tra n ed n più 1, e questo significa approssimare alfa a meno dell'unità, e infine vogliamo approssimare alfa a meno di un quarto. Cominciamo dal primo punto. Per verificare che ha una sola radice useremo un metodo grafico e precisamente riscriveremo l'equazione lasciando a primo membro il binomio x alla quinta più x alla terza e spostando a secondo membro meno 1999. Dopodiché disegneremo in un piano cartesiano la funzione y uguale x alla quinta più x alla terza e la funzione y uguale 1999. La radice alfa sarà la scissa del punto di intersezione tra i due grafici. Vedete in figura riportati i due grafici, la retta y uguale 1999 e il polinomio, il grafico del polinomio y uguale x alla quinta più x alla terza. Come vedete, i due grafici si intersecano in un unico punto, la cui ascissa è la radice alfa di cui si parla e, come vedete, è appunto unica. E il punto A è fatto. Abbiamo verificato che c'è una sola radice. A questo punto passiamo alla seconda parte dell'esercizio, punto B, e verifichiamo che, cioè troviamo un'approssimazione di alfa a meno dell'unità. Come si fa? Allora, basta costruire una tabella in cui ha due colonne, come vedete qua sulla sinistra. Nella prima colonna mettiamo x e nella seconda colonna mettiamo la funzione a primo membro dell'equazione che era data. Quindi la funzione f di x, x alla quinta più x alla terza meno 1999. Dopodiché assegniamo a x dei valori per comodità interi, d'altra parte dobbiamo trovare un'approssimazione a meno dell'unità, quindi assegniamo valori interi e in particolare interi positivi, perché come appare dal grafico precedente, alfa è un valore positivo. Quindi partiamo dal primo valore positivo 1 e ci calcoliamo f di x. E proseguiremo il calcolo aumentando ogni volta di un'unità il valore di x finché non vedremo un cambiamento di segno nel valore che x alla quinta più x alla terza meno 1999 assume. Il cambiamento di segno che cosa ci dice? Ci dice che c'è almeno un valore di x e in questo caso possiamo dire esattamente 1 perché abbiamo provato che la nostra equazione ha un'unica radice. Quindi che tra due valori consecutivi c'è un valore alfa in corrispondenza del quale f di x vale 0. Questa affermazione è possibile farla perché? Perché la nostra funzione x alla quinta più x alla terza meno 1999 è continua in quanto costituita da parti continue, due monomi e un numero. E di conseguenza, se, come vedete dalla tabella, per x uguale a 4 vale meno 911, mentre per x uguale a 5 vale 1251, significa che c'è un valore di x compreso tra 4 e 5, in corrispondenza del quale f di x vale 0. Pertanto possiamo concludere che alfa approssimato a meno dell'unità è compreso tra 4 e 5,
e quindi il valore di n che era richiesto di calcolare è 4. Passiamo all'ultima parte dell'esercizio, cioè ad approssimare alfa a meno di un quarto. E utilizzeremo appunto il metodo di bisezione. Quindi, cosa facciamo? Prendiamo l'intervallo all'interno del quale sappiamo che cade la radice, cioè l'intervallo di estremi 4 e 5. E calcoliamo il punto medio dell'intervallo, quindi dobbiamo fare la media aritmetica tra 4 e 5, che è 9 mezzi. Dopodiché ci calcoliamo f di 9 mezzi e il calcolo, come vedete, riportato lì, risulta meno 62,5938. Ecco, quello che interessa non è tanto il valore in sé, quanto il segno del valore ottenuto, che in questo caso è negativo. E quindi f di 9 mezzi ha lo stesso segno di f di 4. F di 4 è negativa, no? Vale, come vedete dalla tabella, meno 911, mentre f di 5 è positivo, vale 1251. Beh, allora è evidente che la radice alfa sarà compresa non nell'intervallo 4, 9 mezzi, bensì nell'intervallo 9 mezzi, 5, cioè nell'intervallo in cui nei due estremi f di x assume valori di segno opposto. E allora possiamo dire che alfa è compresa tra 9 mezzi e 5, e questa è un'approssimazione di alfa a meno di un mezzo. Però non ci basta perché è richiesta un'approssimazione a meno di un quarto. E allora che facciamo? Iteriamo la precedente procedura, vale a dire partiamo dall'intervallo di estremi 9 mezzi e 5 e calcoliamo il suo punto medio. La media aritmetica tra 9 mezzi e 5 è 19 quarti. Dopodiché calcoliamo f di 19 quarti. E f di 19 quarti è, come vedete lì sotto, 526,237, che è un valore positivo. Quindi ha lo stesso segno di f di 5 e ha invece il segno opposto di f di 9 mezzi. E allora vuol dire che la nostra radice alfa sarà compresa tra 9 mezzi e 19 quarti. E questa è una sua approssimazione a meno di un quarto. L'esercizio è così concluso. Vediamo adesso un altro metodo approssimato per risolvere equazioni, è precisamente il metodo delle tangenti, detto anche metodo di Newton. L'equazione che vogliamo qua risolvere, la vedete là sopra, è seno di x uguale x al quadrato. E si chiede di eseguire una iterazione col metodo di Newton a partire dal valore x con 0 uguale a 1. Allora, anche qui facciamo prima una risoluzione grafica per renderci conto della situazione. Quindi disegniamo nello stesso piano cartesiano la parabola y uguale x al quadrato e la sinusoide. Come vedete, le due linee si intersecano nell'origine. E quindi una radice dell'equazione x uguale a 0, ma non è questa quella che vogliamo approssimare, e l'altra invece corrisponde all'altro punto di intersezione tra i due grafici, e la scissa di codesto punto è indicata con alfa. Quindi noi dobbiamo approssimare alfa, e alfa è compresa tra 0 e 1. Allora, il metodo di Newton è basato sulla formula che vedete scritta lì in basso a sinistra. Io ho scritto un caso particolare, x con 1 uguale x con 0 meno f di x con 0 fratto f' di x con 0. Quella generale sarà x con n più 1 uguale x con n meno f di x con n fratto f' di x con n. F di x che cos'è? Non è altro che la funzione che ottenete a partire dall'equazione portando tutto in uno stesso membro, ad esempio al primo membro. Quindi è seno di x meno x al quadrato.
E la sua derivata prima chiaramente è coseno di x meno 2x. Allora, a questo punto applichiamo il metodo di Newton scegliendo, come dice il testo, x con 0 uguale a 1. E poi ci calcoliamo f di 1, quindi seno di 1 meno 1 al quadrato, coseno di 1 meno 2. Attenzione che nel calcolo delle funzioni goniometriche seno e coseno, 1 si intende radiante e non grado sessagesimale, quindi la calcolatrice deve essere messa in modo tale che gli angoli siano misurati in radianti. Dopodiché un banale calcolo si esegue e si ottiene il risultato 0,89 nel caso volessimo approssimarlo a meno di un centesimo. Vediamo un secondo esempio. Sempre col metodo di Newton, l'equazione la vedete là sopra, x al cubo meno x meno 1 uguale a 0, usiamo la stessa procedura, quindi prima graficamente troviamo la radice, verifichiamo che ce n'è una sola, e quindi disegniamo la cubica y uguale x al cubo e la retta y uguale a 1. F di x in questo caso non c'è bisogno di scriverlo perché è chiaramente il polinomio x al cubo meno x meno 1, la sua derivata prima è 3x al quadrato meno 1, sostituendo a x con 0 il valore 1 e facendo i conti, in questo caso siamo molto fortunati perché otteniamo un valore razionale 1,5 o se preferite 3 mezzi. Ultimo esempio. 1 più x al quadrato più logaritmo di x uguale a 0. Allora, graficamente isoliamo in un membro dell'equazione il logaritmo di x, portiamo dall'altra parte il polinomio e quindi disegniamo i grafici del logaritmo di x e della parabola y uguale meno x al quadrato meno 1. E eseguendo i calcoli, derivata prima di f di x è chiaramente 2x più 1 fratto x, il logaritmo inteso in base e, otteniamo 1 meno 2 terzi è 0,6 periodico, quindi 0,3 periodico.